un'associazione e una ditta che si occupano in modo particolare di prima di economia collaborativa, poi di platform design e oggi di community design. Abbiamo lanciato e creato il Community Toolkit, che è un metodo, un set di servizi. Non so se avete avuto modo di seguire il workshop di Elisa Saturno, quindi della mia collega, che vi ha dato un assaggio di che cos'è il Community Toolkit. Ho pubblicato due libri, uno che collaboriamo nel 2013, che è stato un po' il libro che ha portato in Italia la sharing economy, e poi oggi, qualche giorno fa, ho pubblicato, come diceva Mara, Community Economy, e da qui partirei perché è quello un pochino che poi conduce un po' tutto il nostro discorso. Allora, questo è il mio libro e la domanda è un po' che cos'è la community economy. E quello che io ho fatto nel mio libro e che credo che possa interessare un po' a tutti voi è di mettere, di raccogliere tante esperienze di quelle che un po', alcune delle quali ne avete sentite oggi, tra cui Rocky Mill, Rocky Mill è proprio una delle tre esperienze con cui apro il libro, di raccogliere tante esperienze di organizzazioni che stanno innovando e che stanno mettendo al centro della loro strategia di business e quindi non più di marketing, come avveniva un tempo, la community. E le ho raccolte, le ho raccontate in questo libro e ho scoperto che hanno tantissime tratti in comune, oggi ve ne racconterò alcuni, e che a mio modo di vedere stanno ridefinendo una nuova economia che si basa non più solamente sugli scambi economici, perché queste comunque organizzazioni producono economia, magari in questo momento hanno alcune difficoltà, alcune di loro a causa del Covid, però comunque sia, hanno dei modelli di business anche solidi, ma nello stesso tempo pongono al centro degli scambi anche la relazione e la costruzione di comunità. Quindi riescono a unire un po' l'impatto economico con l'impatto sociale. La community economy è composta, abbiamo detto, da tante organizzazioni che io ho chiamato community brand, che pongono al centro della loro strategia di business, come dicevo prima, la community, che diventa un asset strategico dell'azienda, l'abbiamo visto ad esempio in Rocky Mill oggi, e la quale community produce valore per l'azienda stessa, cioè co-produce, co-gestisce, co-progetta con l'azienda e quindi produce valore. Di community brand, dicevo, ce ne sono tantissime, ne abbiamo viste alcune oggi, altre sono Scuola Zoo, che è stata protagonista del summit dell'anno scorso. La prima, forse, che mi piace raccontare, perché pionieristica, il primo esempio è Avventure del Mondo, che è un'agenzia di viaggi, oggi, che è sul mercato da più di 50 anni, che in realtà nasce proprio e si forma nel tempo intorno a una community. Cosa cambia rispetto alle aziende tradizionali? Lo scopriamo poi nelle slide successive nel dettaglio, però diciamo che la cosa principale che io credo che cambi e che porti veramente un cambiamento nell'organizzazione di queste community è il fatto che se prima l'azienda un tempo, e in parte ancora oggi in alcune aziende tradizionali, la catena del valore era tutta era lineare, quindi tutta concentrata ad erogare servizi e prodotti sul mercato, quindi nasceva con un'idea che i costi stavano all'inizio e i ricavi alla fine, oggi invece la catena del valore delle community brand è soprattutto quello di riuscire a coordinare, stimolare, regolare la community, cioè tutto l'ecosistema che gli è intorno. Quindi passa veramente, cambia il modo di fare impresa da un modo di fare impresa che è lineare a un modo di fare impresa che invece definiamo a piattaforma, nel senso che l'organizzazione ha proprio il compito di creare la comunità, di crearla intorno a un valore condiviso e di costruire l'ambiente entro il quale la comunità si muove. Il ciclo di vita di queste aziende, di queste organizzazioni, è interessante vederle, nel senso che io ne ho veramente intervistate delle più disparate, no? Dagli appassionati del barbecue, agli amanti dei viaggi, ai genitori single, a Rocky Mill, no? E tutti però hanno delle caratteristiche che le accomuna e che hanno anche un ciclo di vita che è più o meno sempre lo stesso. Un ciclo di vita che non è così lineare come io descrivo qui, ma che comunque ha dei passaggi e che
cioè in alcuni casi è fluido, in alcuni casi si anticipano certe cose piuttosto che altre, ma che comunque ritorna nei racconti delle persone che ho intervistato e che più o meno poi rispecchia anche quello delle community in generale, quello che la letteratura ci ha descritto, che però nelle community brand, cioè quindi nelle organizzazioni che nascono in questi ultimi anni, hanno delle caratteristiche particolari. Allora, il ciclo di vita è su queste fasi: nascita, adolescenza, maturità e trasformazione. Vado di qua che le vediamo più nel dettaglio. La nascita è la fase in cui il leader ha un'idea e gli dà forma lanciando un prototipo, cioè la nascita, mentre una volta l'azienda nasceva e poi dopo nasceva l'azienda e poi facevano ricerche di mercato e poi nascevano i prodotti e i servizi, oggi invece queste community brand nascono dall'idea, anche spesso spontanea, anche improvvisa, di un leader, di quello che poi diventa un leader, comunque di una persona o di un piccolo team che decide di lanciare la propria idea e di cercare di persone con cui condividerla, quindi di cercare di condividerla attraverso social, soprattutto i social media, ma poi passando anche attraverso dei momenti fisici. Il rapporto tra fisico e digitale è assolutamente complementare, entrambi sono molto importanti. Quindi la community brand nasce da un'idea di una persona, che è spesso anche una piccola frustrazione, qualcosa che non funziona, che vorrebbe funzionare meglio, o una condizione in cui si trova e quindi cerca persone con cui condividerla, o semplicemente anche da un desiderio proprio di avere un nuovo servizio, quindi magari lancia una piccola beta sul mercato. L'obiettivo in quel momento deve essere la costruzione della relazione. La costruzione della relazione è il primo obiettivo di chi fa nascere una community, no? Provare a vedere di legare, diciamo, di costruire legami, e quindi le attività che deve fare devono essere attività anche molto veramente di costruzione della relazione one to one, in cui il community manager, in quel caso non esiste ancora un community manager, ma c'è un leader, no? Una persona che ha lanciato l'idea e che prova a condividerla, gestisce la relazione veramente a uno e costruisce insieme alle persone un senso di appartenenza, delle regole, dei contenuti, stimola, deve essere assolutamente credibile e stimola attraverso dei contenuti continui, no? È un momento di grande entusiasmo se poi l'aggregazione avviene, ma è un momento anche di difficoltà in cui c'è un investimento anche emotivo della persona, di chi lancia questa iniziativa, anche molto alto. La fase di nascita si conclude quando poi la community raggiunge quella che viene definita la massa critica, cioè la massa critica è quando inizia a raggiungere un numero tale di persone per cui la community un po' va avanti da sola. A quel punto uno pensa di aver detto adesso la community va avanti da sola e io ho finito il lavoro. In realtà è proprio lì che inizia, no, il lavoro vero, è che la community si trasforma in servizio, in organizzazione, e che diventa, diciamo, anche più un elemento di business. Ed entriamo nella seconda fase, che è la fase che io ho chiamato di adolescenza o di consolidamento, cioè la fase in cui la community inizia a consolidarsi e si inizia a strutturare, una fase delicata che non tutti riescono a raggiungere, in cui il leader passa a un certo punto a essere un leader di un gruppo, a cercare di capire come riuscire a ripagare il tempo che spende, e quindi cercare di perché poi ci vuole tanto tempo, tanta energia dietro alla community per farla effettivamente funzionare, e quindi cerca dei servizi e dei prodotti con cui soddisfare i suoi membri. È lì che si inizia a cercare il modello di business, a definire un modello di business, a sviluppare dei servizi, a fare delle partnership, no? Quindi ad acquisire dei nuovi membri, che non è soltanto acquisirle per il passaparola. Ecco, quello che non ho detto è che durante la prima fase, quindi la nascita, è il passaparola che funziona, cioè l'aggregazione avviene, l'acquisizione avviene soprattutto attraverso passaparola, perché quella è la vera cartina di tornasole se funziona o meno la community. Funziona molto meno la pubblicità, perché molto spesso le community vanno anche perché serve aggregare un nucleo di persone che crede nella mia proposta di valore. Quindi passaparola nella fase di nascita, nell'adolescenza invece ci si può dedicare a una
un'acquisizione invece più anche guidata da strumenti di marketing veri e propri. Quindi in questa fase c'è bisogno di strutturare l'azienda, strutturare l'organizzazione, trovare persone, trovare un team, e la gestione anche del leader passa dalla gestione delle persone, della relazione, come dicevo prima, alla gestione invece dei gruppi, all'interno della community, che man mano iniziano a formarsi, e il leader deve iniziare a definire quali sono i ruoli all'interno della community, chi sono le persone, i talenti che vengono fuori, a cui affidare anche delle attività. Cioè deve, il lavoro grosso è quello di far scalare la community, cioè di far passare gli utenti, no? I membri, scusate, non gli utenti, i membri, a alcuni dei quali riuscire a dargli delle attività che poi possono aiutarlo nella gestione, nella cogestione della community stessa. Questa fase si conclude quando la community ha raggiunto quasi tre quarti della sua crescita e il servizio si è iniziato ad affermare sul mercato. Quindi questa fase è importante perché la community passa da essere una community ad essere invece un brand, quindi a essere un'organizzazione che si afferma per i servizi che offre sul mercato. La fase di maturità è la terza fase, quando poi la community, il community brand si è ormai affermato, no? Pensate a Airbnb, chi è che ha raggiunto la fase di maturità? Tra le community che io ad esempio ho intervistato non sono tantissime, no? Perché comunque sono, raccontiamo di organizzazioni che stanno nascendo sul mercato ora o che sono nate al massimo negli ultimi 10 anni, per cui queste fasi maturità e trasformazione hanno raggiunto community come Airbnb, come BlaBlaCar, come Avventure nel Mondo, Scuola Zoo, quindi aziende che ormai sono sul mercato da un po' di tempo. Qui, dicevo, prima si conosce il prodotto o il servizio che offre, quasi, e perché la community si è affermata, l'organizzazione anzi a questo punto si è affermata, il brand si è affermato, e dopo si entra in contatto con la community. Quindi cambia un po', no, anche la dinamica di ingresso dei nuovi membri. A questo punto l'attività dei leader deve essere quello di rafforzare il senso di identità. A questo punto c'è un grosso pericolo, che poi vedremo dopo, è il fatto che diventando un attore di mercato, cambia completamente il contesto entro il quale si muove la community, entrano moltissimi nuovi membri, e a quel punto bisogna capire se questi membri sono coerenti e ci piacciono, cioè quindi sono coerenti con la nostra proposta di valore, oppure no. No? Faccio un caso: a un certo punto Airbnb è cresciuta, o comunque è dovuta crescere perché le condizioni del mercato l'hanno richiesto, e sono entrati tantissimi alberghi. Questa cosa in realtà Airbnb l'aveva già prevista e l'ha accettata, no? E corre il rischio poi di trasformare anche in parte la propria identità. E quindi questo è il momento in cui l'identità è messa in discussione, perché entrano dentro alla community molti nuovi attori. È il tempo in cui, se questi attori si decide di tenerli, perché comunque i costi sono anche molto aumentati, bisogna differenziare l'offerta e provare a creare un'offerta per quelli che sono più, diciamo, legati alla proposta di valore, no? Quindi magari un'offerta un po' più hard e un'offerta un po' più soft. In Avventure nel Mondo, ad esempio, c'ha dei viaggi più per viaggiatori incalliti, che vogliono l'avventura, che cercano le avventure, che quindi molto più in linea con la proposta di valore, e viaggi invece più soft, si chiama proprio così, la linea soft, per chi invece vuole viaggiare un po' più in tranquillità. Quindi la community si apre, si deve differenziare l'offerta e si deve ribadire la proposta di valore per farla capire ai nuovi entrati. Quando finisce? La fase finisce quando a un certo punto si decide, proprio perché l'ingresso è molto ampio, di ridefinire la propria proposta di valore, oppure di suddividersi in diverse tante piccole community che si chiamano mitosi, e questo è il processo di mitosi che viene descritto così nella letteratura. E si arriva nella fase di trasformazione, in cui la community diventa qualcosa un po' di diverso rispetto a quella che era all'inizio, no? In questa fase, come dicevo prima, l'obiettivo è riuscire ad adattarsi al meglio, a comprendere che le condizioni di contesto sono mutate, che la community è entrata nel mercato e ne ha in qualche maniera anche recepite le conseguenze, e quindi deve decidere se modificare la proposta di valore, come è successo ad esempio Scuola Zoo nell'anno scorso, mi sembra, ha ampliato la sua proposta di valore. Prima era legata soltanto agli studenti, adesso invece è anche
anche agli universitari, quindi ha aperto, no? Anche perché nel frattempo i leader sono cresciuti, quindi anche il contatto con le persone, gli studenti, si è un po' perso, no? Quindi hanno dovuto introdurre nuove figure, assegnare dei ruoli a membri della community che permettano di stare più vicini agli studenti stessi, no? Perché il leader è invecchiato, questo è invecchiato per quanto è ancora giovanissimo, no? Quindi è il momento in cui si decide se trasformare la proposizione di valore per rimanere sempre innovativi e per rispondere anche ai cambiamenti della community, o se suddividersi in tante piccole community. Ventura nel mondo, per esempio, ha scelto questa seconda possibilità, e infatti ci sono tante piccole community per aree geografiche o per target che si muovono in maniera un po' autonoma o gestita dai coordinatori. I rischi ogni ciclo ha almeno un rischio veramente importante, cioè quantomeno i punti di attenzione da tenere. La nascita è il fatto di non mettere al centro veramente la community. Sembra ridicolo, ma ci sono tanti leader che iniziano, magari hanno molto entusiasmo, ma poi non capiscono le dinamiche relazionali, non hanno il tempo per stargli dietro, oppure non riescono, continuano a comunicare in una modalità top down e non veramente in una conversazione, non ascoltano, no? Lasciano poco spazio e nulla ai membri, per cui i membri non sanno cosa fare, quindi ovviamente non fanno niente. Quindi la nascita ha come rischio più forte quello di veramente non riuscire a mettere al centro. Non è affatto banale, ci vuole un cambio di mentalità importante. L'adolescenza ha il rischio di non saper gestire il passaggio dalla fase amatoriale della nascita a quella più invece di business. Non tutti i leader riescono poi a diventare dei veri e propri imprenditori, sia per mancanza di soldi, sia per mancanza di tempo, sia perché fare il salto implica delle scelte importanti che non tutti si sentono di fare, per cui poi le community rimangono un po' lì, no? La terza, la maturità, ne abbiamo già parlato, perdere l'identità, questo è fortissimo, e la quarta è l'invecchiamento dei leader e della loro proposta di valore. Quindi l'invecchiamento del leader fa sì che si stacca in alcuni casi anche dai nuovi arrivati. Avventure nel mondo, che il cui leader ormai ha più di 70 anni, non è solo una questione anagrafica, è questione che ovviamente il contesto di mercato è cambiato, e quindi la sua proposta di valore bisogna capire, e anche la sua leadership, se è ancora attuale e se invece è capace di lasciarla a un altro. Quindi c'è anche un problema di successione che è molto importante. E quindi la difficoltà più grande è quella di non riuscire a innovare la propria proposta e a cambiare la propria proposta di valore in base al nuovo contesto in cui si ha di fronte. Ancora tre slide, quali sono i vantaggi? Perché fare tutta questa fatica? Che cosa cambia rispetto a un modello tradizionale? I vantaggi, a mio modo di vedere, di gestire, di avere un community brand, è intanto il fatto che tu non hai un'azienda, ma tu hai una piattaforma di relazione. Tu hai una piattaforma di relazioni con cui tu ti confronti continuamente con il tuo pubblico, con i tuoi membri, non c'è dentro o fuori all'azienda, ma c'è una visione comune, e c'è una visione comune, dei valori comuni e una comunicazione, una conversazione continua, e questo ovviamente porta dei benefici in termini di marketing, se la vogliamo vedere in un modo, diciamo, più tradizionale. Questo vuol dire che, come dicevo prima, la community coproduce e quindi coprogetta dei servizi che vengono messi sul mercato e hanno già un pubblico di riferimento, quindi è effettivamente più competitiva un'azienda che ha alla base una community. I membri cogestiscono, quindi tolgono in parte delle attività che invece dovrebbero gestire il personale. Permettono di trovare i talenti, molte, questo è molto interessante secondo me, molte delle community brand
che ho intervistato e poi assumono delle persone proprio dalla community. Ne parlavo ieri con Fabio Bin di WeRoad in un breve talk che se volete sentire sul canale di Collaboriamo di Facebook, che lui diceva: noi tante volte quando dobbiamo assumere qualcuno andiamo a prenderlo dalla community perché loro già condividono il nostro, i nostri valori e la nostra cultura aziendale. E il quinto vantaggio è che l'innovazione deve essere continua, quindi perché abbiamo detto prima che la community è in movimento, il contesto muta e quindi deve mutare la community per riuscire a rimanere competitiva. Quali sono i vantaggi? Torniamo un attimo alla community economy, no? Quindi quali sono i vantaggi che invece a un livello più alto queste community tutte insieme portano all'economia? Intanto noi sappiamo che le aziende negli ultimi anni hanno perso il loro ruolo come portatori, anche garanti, no? Non hanno nessun tipo di consumatori, hanno perso fiducia nei confronti dell'azienda. Qui invece la fiducia si ricostruisce, il rapporto tra azienda, come dicevo prima, il rapporto tra azienda e cliente è continuo, e sono tutti parte di un'unica visione aziendale, quindi c'è un rapporto di fiducia tra l'azienda e i membri e tra i membri fra di loro, quindi si ricostruisce un rapporto di fiducia. Poi l'altra cosa che le aziende ultimamente hanno perso molto spesso la loro carica, la loro capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Queste community brand nascono invece proprio per rispondere a delle esigenze, spesso delle idee di un cittadino stesso che poi aggrega delle persone, e quindi sono spesso delle nicchie di mercato che vengono poi a costituirsi e a organizzarsi. Generano anche benessere, nel senso che si è visto che le organizzazioni interne che lavorano in una forte cultura condivisa come quella di un community brand si riproduce sulla motivazione delle persone che ci lavorano, e quindi non c'è più un dipendente, anche il dipendente è membro di una community, è membro di un'organizzazione che ha dei valori. E poi, come dicevo prima, unisce l'impatto sociale con quello economico, quindi le aziende sono anche portatori di costruzione di relazione, cosa che negli ultimi tempi invece il distacco tra l'azienda e quelli che erano i consumatori è diventato sempre più forte. Ultima slide, le aziende tradizionali allora che cosa possono fare? Molte stanno già sperimentando, queste ne ho portate alcuni nomi, ma in realtà le aziende, se voi ci pensate, sono costellate di community, no? I dipendenti sono community e al loro interno ci sono tante altre poi piccole sottocommunity, i fornitori sono i partner, i dipendenti, l'ho già detto, i clienti, no? Ci sono tantissime community, quindi questo approccio, no, che lavora invece per piccole costruzioni di valore e che costruisce, no, intorno alla costruzione di valore dei gruppi e dei gruppi con cui cogestire, coprodurre valore, con cui costruire l'azienda, io credo che sia un approccio che si sposi perfettamente anche con le aziende tradizionali, da cui le aziende tradizionali avrebbero molto vantaggio, ed è per questo il mio libro, in realtà io l'ho dedicato sicuramente agli innovatori, ma ancora di più agli imprenditori, ai manager di aziende tradizionali, che io spero riescano un po' a cambiare il loro modo di fare impresa, anche provando ad ascoltare, capire e conoscere meglio le organizzazioni che stanno nascendo quasi spontaneamente sul mercato. Io ho finito, questi sono i miei riferimenti, il sito da cui che contiene un po' tutti i canali social e tutte le novità, si chiama communityeconomy.it, e l'indirizzo mail, se volete scrivermi, è marta@collaboriamo.org. Sì, Marta, ho già condiviso qualche dettaglio sia sul libro che sulla tua pagina Facebook, sulla chat, così per avvantaggiarti, visto che siamo un po' in ritardo. Anche per te il nostro applauso virtuale. Mancanza di altro. Okay. Ti posso fare solo una domanda perché siamo veramente in ritardo. Ti faccio la domanda. Vai. Di Raffaele, che vorrebbe un consiglio per trasformare il suo gruppo Facebook di 10.000 membri in una community.
Allora, il consiglio è prima di tutto capire, per riuscire a dargli un consiglio dovrei capire come funziona. Se il gruppo è un gruppo di conversazione, già di per sé dovrebbe essere una community, no? Potrebbe cercare di capire se effettivamente le persone condividono un senso di appartenenza comune, se si aiutano, se ci sono anche dei modi di dire interni alla community, quindi se è una community. Se è una community, loro vuol dire che sono nella fase di nascita e devono entrare nella fase successiva, quella di adolescenza, quindi capire come fare a trasformarla non tanto in una community, ma in un community brand, cioè di riuscire a trasformarla in un'organizzazione. Allora, guarda, la cosa più importante è ascoltare i propri membri, capire di che cosa loro possono aver bisogno e su quello poter provare a costruire dei servizi o dei prodotti. Chiedilo a loro, stai sicuro che avrai delle risposte.